Questo è stato un signore stunt. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Borderlands 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo assaltato un treno, abbiamo cercato di rubare la chiave della cripta, ma invece abbiamo trovato Willem, con un nucleo di fusione, il quale potrebbe servire alla città di Sanctuary per non dover più andare avanti con nuclei di ricambio. Quindi vediamo cosa ci dice il sergente Davis. Sì? Ti chiami Davis? No, il tenente Davis. Un nuovo nucleo. Aumenta l'energia. Ah. Per quanto odi usare la tecnologia Hyperion, il nucleo che ci hai portato prima è quasi esaurito. Perché non lo estrai? Prima. Quindi tecnicamente cos'è passato? Mezz'ora da quando l'ho portato? Una giornata? Ora spingi quel nuovo nucleo più forte di un coltello nel petto di un trussicano. Scusa, un vecchio detto dei Crimson Lanes. Col pugnetto. E vai. Spingilo dentro. Direi che siamo a... Cosa diavolo? Sai, credo che finalmente sia l'ora di svelarti quel piccolo segreto. Oh no. Angelo lavora per me. Abbassa lo scudo di Sanctuary, Jack. Esecuzione cambio di fase. Ci ha sempre fregato. Oh no. Quello non è un nucleo energetico. No, è esploso Davis. Ora uccidiamo qualche cacciatore della cripta. Cosa diavolo? Qualcosa ha appena superato lo scudo. Sto arrivando. Merda. Qualcuno comincia a portare tutti nei rifugi. Sto arrivando, gente. Gente, sto arrivando, non preoccupatevi. Scooter, fai decollare il sito. Roland, procurami dell'iridium. Tutto ciò di cui hai bisogno. Senza uccidere non saprei tutti in città. Non è brutta per... Aiuto. Sto arrivando. Entriamoci nel centro della città. Lilith, cerca di reggere. Cerca di reggere, amica mia. Arrivo. Sto arrivando. Ah. Scooter, di che hai bisogno? Ciclicizziamo gli inneschi dell'accensione. Aiuto. Cavoli, potrebbe succedere qualcosa. Quindi che devo fare? Non ho capito. Devo colpire i nuclei? Non lo so. Ok. Beh, sono un ingegnere, quindi qualcosa so fare. Dov'è l'ultimo? Eccolo. Arrivo. Sto arrivando. Aiuto. Le bombe. Ehi, ehi. Ok. Va bene, siamo pronti. Preparatevi. Ah. Roland. Aspettami, sto arrivando, Roland. Sì, sto arrivando io. Che pensi, mi? Ne ho preso abbastanza? Sì, sto arrivando. Aspettami. E là, ce l'avete fatta ad aprirla, alla fine? Dove sei, Lily? Tieni. Tutto l'eridium di cui sono in possesso ora è tuo. Prendilo però. Dai. Non ne ho mai usato così tanto. Ti conviene tenerti da qualche parte. Mi nascondo dietro questa panchina allora. E siamo scompariscuti. Mi dispiace, è stato un incidente. Ci vediamo dall'altra parte però. Te lo prometto. Vai, Scooter. Cavoli, questo è uno di quei momenti... Catch a ride! E vai, la città sta volando! Guardatela, si sta per teletrasportare lontano. Una sirena. Eh già Jack. In qualche modo sono riusciti a fregarti. Con me adesso, ma non abbiamo molto tempo. Ti spiegherò tutto. Intanto vai al Fridge, è l'unica via per raggiungere le Islands. Come posso fidarmi di te? È là che Lily
ti ha teletrasportato alla città. Come faccio a fidarmi di qualcuno che è riuscito a tradirmi? E non solo dal primo gioco, ma anche nel secondo. No, in realtà, nel primo il concetto di Jack neanche esisteva, quindi è solo un'ipotesi sostanzialmente. Allora, dobbiamo arrivare al fridge. E come ci arrivo? Qua in fondo. Ok. Ehi, stronzi, non ci vedremo mai più. Quindi beccatevi quest'ultimo regalo da parte mia. Sarò sincero, hai avuto il tuo momento di gloria, Jack. Ma un giorno tutto questo finirà, te lo assicuro. Pa 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 pa. Grazie per aver abboccato e aver rubato quel nucleo energetico. È stato difficile concentrarsi sul caricare la chiave della cripta degli amici di Roland che attaccavano le miniere di iridio. Quindi è stata tutta colpa nostra? Sostanzialmente sì. Quindi ci ha fregato. Che belle queste pietruzze. Cosa mi dai? Dell'iridium? Non male. Sultana, la porta è ghiacciata, lascia che ti aiuti. Vai, aiutami. Almeno fai qualcosa, Angelo. Wow. Non si stava sciogliendo, si stava riducendo. È il momento di scendere di sotto, nel fridge. Ma se io usassi tipo questo per trasportarmi a Sanctuary, in realtà so benissimo che non posso farlo, perché per ora Sanctuary non è più dove si trova Sanctuary originale. Quindi ha senso. Lo Slaughterhouse è qua dentro. Non lo sapevo. Eseguivo gli ordini di Jack fin dall'inizio. Ha modificato il nucleo energetico che hai trovato affinché si collegasse alla rete Hyperion. Così ho potuto accedere alle difese di Sanctuary e disattivarle. Diceva tutto parte del piano di Jack. Sapete qual è il problema dell'anarchia? E là, tutto sfocatissimo. Non è tanto il fatto... Non è la mira il problema, sono proprio i colpi. Cioè, se tu anche miri bene, i colpi comunque vanno dove cacchio vogliono loro, quindi poco cambia. Nah, è io che speravo di ucciderli. Dove scappi, infame? 5 anni fa, ho indotto Roland e i suoi amici ad aprire la cripta. Ho detto loro che era per proteggere Pandora da un grande male. Jack sapeva che avrebbe guadagnato una fortuna con l'iridium della cripta, ma era troppo vigliacco per aprire da solo. Grazie a me i cacciatori della cripta hanno fatto il lavoro sporco al posto suo. Sono stanca di manipolare la gente. No, Angelo. Oh, guarda, un coso gigante. Però qua c'è una cesta per me. Con dentro un signor fucile. Grazie. Basta un po', fucellacci inutili. Oh, dell'iridium. Pericolo, pericolo. In questo momento è un tutti contro tutti, quindi Deathtrap, amico, stai puntando alla parte sbagliata del corpo. Va bene. Non li supporto più sti uccellacci. Bravo che sei autoesploso. Dai, vieni. Stupido uccellaccio. Va bene, è il momento di cambiare un po' armi, perché se no usiamo sempre le stesse e non consumiamo mai le altre munizioni. Qui è il momento di scendere. Pandora non ha speranza. Non hai motivo di fidarti di me. Lo capisco. Ma se vuoi impedire a Jack di controllare il guerriero, ti servirà il mio aiuto. Beh, perché io so dove si trova la chiave.
è con me. Dobbiamo cercare i nostri amici. Bene. Dove li troviamo? Ah, che tra l'altro questo è il punto dove, quando iniziate il gioco, c'è... Ah, eccola lì, Sanctuary. Sono incredibile. Ehi, killer, ho teletrasportato la città. Uno scherzetto. Trova un modo per tornare il prima possibile. Uno scherzetto. Ora che Sanctuary è ricomparsa, puoi usare qualsiasi stazione spostamento rapido per tornare dai Crimson Rider. Segnalo la più vicina sul tuo dispositivo Echo. Ti ringrazio. Che è qua, era qua accanto, quindi grazie lo stesso. Destinazione Sanctuary non trovata. Oh no, l'esplosione di fase deve aver tolto Sanctuary dalla rete. E io come ci arrivo là sopra? Ok, vai al vicino impianto di estrazione dell'Iridium. Forse so come farti tornare dai tuoi amici. E vabbè, uno pensa che... Non ti ho mentito proprio su tutto. Sei davvero l'unica persona che può fermare Jack. Roland e Mordecai li ha sconfitti tanto tempo fa. Possono aiutarti ad arrivare a te. Ma alla fine sarà Jack. Non ci fermiamo. Aiuto, dove sono? Scusatemi, ero distratto dal fatto che non capivo più dove mi trovassi. Oh, bene. Sono arrivati pure i nemici. Allora credo sia il momento di sciogliervi un pochino. Grazie Tina di avermi regalato quest'arma. Bene, fantastico. Oh là, che mira, signori. Che mira. Pure nella morte riusciamo a mirare bene. Ah, ma guarda, è pure contaminato lo stronzo. Dove sei? Non vi vedo. La cosa sta iniziando a diventare un problema, Quando perdono lo scudo, poi diventano uno visibili e due non possono ritornare invisibili. Ma stai zitto e muori. Efficiente. Se riesci ad attraversare il fiume e a rubare un radiofaro di rifornimento, possiamo riportare Sanctuary nella rete di spostamento rapido. Per quanto poco significhi ora. Va bene. La domanda però rimane: come ci arrivo là? Devo passare ogni singolo nemico, quindi. Olè, l'ho preso persino in volo. Sai qual è? Allora, l'opzione migliore, se vogliamo usare un cecchino con la micromante, è trovare un cecchino, uno che spari più colpi, tipo questo, e che due abbia una precisione molto alta. Questa, signori, è stato un colpo maestrale. Aspetta. Io ti ho sciolto invece. Deathtrap, ho bisogno di un tuo aiuto qua. Bene. Attraversa il corso delle acque. Quindi immagino che debba andare dall'altro lato. Prendi il radiofaro e il rifornimento lunare. Aiuto! Trova un altro modo per superare il fiume. Deathtrap, ci pensi tu? Bene, ho anche finito le munizioni. È troppo tardi, amico mio, è troppo tardi. Vuoi vendicarti di chi ti ha costretto in questo infelice stato? Perché non migliorare il tuo arsenale con qualche arma Hyperion? Perché le armi Hyperion fanno cagare.
Che cazzo di armi sono? Delle armi che aumentano la precisione sparando. Io voglio avere delle armi già precise. Per passare lì c'è l'ascensorino. E chi l'aveva visto? Robot Hyperion. Potrei riprodurre i tessuti a causa di un attacco di pressure, verranno ricompensati dalla vostra teorica paga. Teorica paga, addirittura. E c'è gente che si lamenta in Italia delle paghe. Grazie. Devo rischiacciarti? Forse può servirti per attraversare il fiume. Ma davvero? E io stavo aspettando che si caricasse. Come attraverso dall'altro lato? A piedi? Che sta succedendo? Cos'è stato? Riuscirò a farti morire? Dai, Deathtrap! Vabbè. Credo che ormai sia diventata inutile anche quest'arma, ragazzi. Grazie, Deathtrap. Ormai siamo arrivati a un punto in cui queste due armi, sia la Infinity Gun che questa, hanno fatto il loro corso. No. Quello là? E farti spedire una stazione spostamento rapido non calibrata. Puoi usarla per riportare sempre nella rete di spostamento rapido. Sì. L'unica cosa che vedo io è che stanno lanciando rifornimenti a cacchio di cane. Arrivo. Oh no! Quello stronzo ha rubato. Ehi, dove stai andando? Quel Thrasher si è davvero mangiato il radiofaro. Già. Devi recuperarlo. Fatti sotto, brutto bullo. Per fortuna che le armi a contaminazione aumentano i danni, ragazzi. Sì, prima di tutto fammi livellare 2 secondi, proprio. Fammi. Proprio quei 2 secondi di livello. Tranquillo per piazzare il radiofaro. Vai a Overloop. Grazie alle operazioni minerali. Minchia! La gente di Overloop è affetta dai drop. Non ci disturberà. La gente di Overloop è affetta da problemi. Un po' generica la cosa, eh. È questo che non capisco. Bene. Sapete che alla fine vincerà l'eroe, ma non crepate in fretta. C'era una New Haven, no? Città che brucia, gente che muore, bla bla bla. Questo tizio mi attacca con un cucchiaio. Un dannato cucchiaio. E io me la rido. Quindi lo uso per cavargli gli occhi. Con i figli che fanno... Bastardi. Doveva esserci. Comunque sia, la morale è che sei una... E che sei una merda, ha detto. La precisione è sopravvalutata. Sì, soprattutto se sei brava, amica mia. Allora, dobbiamo arrivare culo al mondo. Dove siamo? Qua in fondo, bene. Per favore, dimmi che posso passare anche da qua. Siamo già abbastanza vicini. Ah, Overlook, me la ricordo questa città. È presente anche in un ricordo di Claptrap nel pre-sequel. Ma ora mi ricordo questa città. Cavolo, spero che non ci siano banditi da combattere. Overlook, era una bella cittadina finché non è arrivata la Overlook, ha di nuovo superato. Ora hanno tutti i tremori, grazie alle operazioni di estrazione di Jack. Settimana prossima il tritacarne sarà usato solo per reati gravi, come gettare. Beh, ti conviene piazzare il radiofaro laggiù. Quando la base lunare laggiù dove? Ah, lì. Otterrai una stazione di spostamento rapido. Beh, così anche Overlook avrà la sua stazione di spostamento poi. Ecco qua. Chiamiamo con il radiofaro. Sto trasmettendo la richiesta di rifornimenti. Ora dobbiamo solo aspettare qualche minuto e... Angelo, basta così. Puoi smettere di far finta di aiutare i cattivi ora. Angelo? Non c'è molto tempo prima che Jack si accorga che non lo sto più aiutando. Difendi il radiofaro. Ora mi deluderai davvero se non riuscirai a occuparti di questi caricatori.
Ora mi deluderai davvero. Come se qualcosa di ciò che dici effettivamente mi possa importare, quindi... Ora è solo questione di riuscire a sopravvivere. Vieni a me, robottone! Richiesta stazione spostamento radio non calibrata ricevuta. Tempo stimato da 3 a 6 settimane. E la Madonna! Aia. Ok. Ehi. Mannaggia voi. Cavolo, sto finendo tutte le munizioni. No. Come è a quasi a zero la vita? Oddio. Sì. Ci penso io. Meno male che non è fallita. I lunari hanno respinto la richiesta. Vedo cosa posso fare. Mandate i costruttori. Voglio quei bastardi morti. Subito! Mamma mia. Effettivamente forse dovremmo giocare meglio con le armi qua, eh. Cavolo, è meglio se mi faccio un attimo di rifornimento. Vieni a me, robottone. Cacchio. Le cose fanno male. Meno male. Mi hai distratto. Non venire dentro. Ok, dai. A parte il primo intoppo, ce la stiamo cavando molto bene, dai. Arrivano altri costruttori? No, arrivano solo altri robot normali. Mamma mia. Disattivato l'ossigeno della base lunare. Credo che gli ingegneri invieranno presto la tua stazione di spostamento rapido. Dannazione, Angelo! Cosa stai facendo? Quelli sono i cattivi! Ti manderò contro tutto quello che ho. Tutto! Beh, cerca di non sovraccaricarti allora. Cavolo! Merda. Lascia in pace la mia cacchio di cosa. Merda, io ho finito le munizioni. Lanciano la stazione di spostamento rapido. La minaccia di morte ottiene sempre risultati. Ok. Cavolo, le munizioni. Mamma mia. Qua stiamo andando veramente fino alla fine di tutto. Sulla nuova posizione.
E no, e dai. Ora disponibile. Vai, presto. Usa la stazione di spostamento rapido e torna a Sanctuary. Sono morto con l'ultimo nemico. Noi dobbiamo fare una bella partita. Ora che tutto si è un attimo calmato, possiamo tornare finalmente a Sanctuary. Oh, mamma mia. Veramente, siamo andati proprio fino allo stremo, proprio fino all'ultima munizione. Non finivano più. Ehi là, gente! Sono di nuovo qui e sono vivo. Sono viva? Sono una femmina in realtà. La città. Ehi là, gente, sono vivo. Ma cosa succederà se l'Hyperion ci bombarda ancora? Siamo senza scudo. Ah, hai ragione, lasciatemi usare l'eco. Ciao. Oh, bene, non sei morto. No. Il suo modo di dire wow, sei un duro, sono contento che tu Sì, penso di sì. Ora abbiamo finalmente 4 armi. Oh, mamma mia. Scusa. Saremmo tutti morti se non fosse per te. Ma ci serve un piano. Jack è sempre più vicino a dissotterrare il guerriero e noi non sappiamo ancora dove ha nascosto la chiave della cripta. Posso aiutarvi io? Tu! Dannazione, ti avevamo detto di non contattarci più! Per favore, dovete ascoltarmi. Certo, ascoltiamo il computer pazzo che ha appena cercato di ucciderci. Ehi, ricordi di quando ci ha raccontato che la cripta era piena di bottino? È con me, sto caricando la chiave della cripta. Continua. Ah, così, semplice. La chiave si carica naturalmente nel corso di 200 anni. Jack è paziente, ma non così tanto. Sta usando il mio potere per caricare la chiave con l'Iridium. Se trovate me, trovate la chiave della cripta. Interessante. La cripta si trova nel mio nucleo controllo IA, in cima a Thousand Cats. È protetto da 3 perimetri di sicurezza. Il primo è un campo di prevenzione avversari che distrugge qualsiasi entità non Hyperion che lo attraversa. Ok. Campo di prevenzione avversari? Tipo cosa? Un muro della morte? È un campo di pura energia termosonica programmato per disintegrare il personale non autorizzato. Ok. Quindi, sì. Un muro della... Semplice. Il secondo ostacolo è un bunker difensivo equipaggiato con le armi più tecnologiche che si possa permettere la Hyperion. Non suona bene. No, effettivamente. Dopo aver passato il bunker dovrete superare l'ostacolo finale, una porta che si apre solamente per Jack il Bello. Suona ancora peggio. Questa è la vostra unica possibilità di rubare la chiave e impedire a Jack di controllare il guerriero. Io non ho più tempo. Fate quello che volete. Ma promettetemi una cosa. Non fate entrare Lilith nella mia sala. E questo cosa vorrebbe dire? Qualcosa di molto importante. Lo farebbe sembrare almeno possibile. Se eliminiamo quella stronza io vengo. Trappola o no. Peccato che sia un errore. Eliminare devi essere tu, soldato. Va alla riserva Hyperion. Credo di sapere come superare il primo ostacolo. Ok, però sarà una cosa dai prossimi episodi. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.